Ciao a tutti amici miei dello Lost Club, bentornati con il Lollo qui su Xplain 11, daje! Oggi sono ritornato con Xplain 11 perché volevo portarvi un tutorial, un breve tutorial su come impostare un piano di volo, un FMC con il nostro B737-800 di default, non quello di Zibo, mi raccomando, rispetto ai video precedenti, quindi questo è quello, il 737 di default, quindi semplice. In più utilizzeremo non siti esterni, ma utilizzeremo XLIFE, il tool che ci permetterà di impostare semplicemente il nostro piano di volo. Entriamo innanzitutto sul cockpit. Come vedete a destra abbiamo XLIFE, fondamentale, importantissimo per appunto impostare il piano di volo. Già l'ho acceso, eccolo là il tasto di accensione verde. Qui abbiamo subito il pannello di controllo dell'ATC, Milano Malpensa with you, yes, perché siamo nell'aeroporto di Milano Malpensa in direzione Roma Fiumicino. Per cui cosa faremo? Cosa faremo, amici miei? Molto semplicemente, iniziamo subito con le prime impostazioni del volo, altrimenti non vi posso far vedere l'FMC, ovvero spostiamo la batteria come al solito, eccola qua, on, bat, qui mettiamo ovviamente batteria, standby power on, per il momento lasciamo così, andiamo sotto, master caution, togliamolo e ecco qua i nostri riquadri. Quello che ci interessa ovviamente qual è? È quello del nostro pannello per impostare e scrivere il nostro piano di volo. Però utilizzeremo, come detto, XLIFE, questo payware a pagamento, non costa tantissimo, andate sul sito XLIFE Jar Design se volete acquistarlo, una ventina di euro, è veramente molto interessante e semplice. Cosa dobbiamo fare? Prima cosa, apriamo il flight plan, quindi il tasto in basso. Iniziamo a scrivere l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di arrivo. Quindi aeroporto di partenza Lima India Mike Charlie, quindi Milano Malpensa appunto, e poi scriviamo Lima India Romeo Foxtrot. Poi mettiamo un aeroporto alternativo, deve essere sempre all'interno di aeroporti abilitati per XLIFE, quindi se andate sempre sul sito Jar Design avete Airport Maps e lì all'interno troverete aeroporti che potete mettere come aeroporti alternativi, per cui in questo caso io metterò Lima India Mike Juliet. Flight level, quindi livello di volo, mettiamo 35.000 piedi, quindi 350, scrivete il tipo di aircraft, lo prende in automatico, il B738 737-800, scusate, l'IRAC. Come vedete è il 1210, non sempre compatibile con l'IRAC presente nel gioco, nel simulatore, quindi in X-Plane 11. Quindi dovremo fare delle piccole accortezze, degli accorgimenti quando genereremo, e adesso ve lo faccio vedere, il flight plan. Ecco qua, generate flight plan. Attendiamo qualche secondo. Si genererà qui sotto una riga, eccola qua, con la SID, importantissima, SRN, quella che ci interesserà adesso. Quindi torniamo sul pannello di Xplane 11. Qui fate clear, poi andate su flight plan direttamente e qui imposterete l'aeroporto di origine e quello di destinazione. Quindi aeroporto di origine, cliccate qui sullo spazio bianco vuoto, mettete Lima India Mike Charlie. Scusate, scusate, non ha scritto Lima India Mike Charlie. Ok, aeroporto di origine, aeroporto di destinazione Lima India Romeo Foxtrot, corrotta lasciate, flight number, questo è un volo meridiana, quindi io metterei IG 797 e mettete qua, cliccate. E qui andate direttamente in to e mettete appunto la SID SRN. Ecco qua. Qui vi fa scegliere select waypoint, il waypoint scegliete il primo e poi fate exec, ragazzi. Già è cambiato qualcosa sul
su questo pannello, come vedete, questo sotto, questo nero, che ci dà un pochino la configurazione della mappa e dove stiamo andando, ovviamente. Adesso però cosa utilizzeremo? Io ho scaricato delle charts per vedere effettivamente i vari waypoint e soprattutto per vedere la seed di partenza dal nostro aeroporto. Dicevamo SRN, perché SRN di solito ci fa partire per Roma Fiumicino dalla pista 35 right. Quindi andiamo su DEP-R. DEP, quindi aeroporto di partenza. Andiamo qua, mettiamo runway 35R, questa, e poi andiamo a scegliere la seed. Come vi dicevo, SRN abbiamo detto. Eccole qua, ce ne sono ben 5, mi pare. 5H, 5L, 5M, 5S e 7G, SRN 7G. Questa sceglieremo perché andiamo sulle charts. Eccola qua. Già l'ho impostata, già l'ho vista. Ecco qua, SRN 7G per runway 35R, partenza. Ecco qua cosa fa questo giro. Quindi seguiremo le indicazioni di questa seed e poi andremo verso il VOR e verso le rovie corrette. Torniamo su il nostro X-Life, quindi andiamo a scegliere, come detto, SRN 7G, XEC, e già è cambiata un pochino la curva, come vedete qui sulla mappa. Ok, non è finito. Adesso tornate su flight plan, fate next page e qua iniziate a scrivere via e tu. Molte volte le vie, quindi per esempio questa UM727 che ci ha dato X-Life, non sono compatibili, non ci sono all'interno del flight plan, del pannello dell'IRAC, soprattutto di X-Plane 11. Infatti, se noi adesso metteremo, vi faccio vedere un esempio, UM 727, mettiamo qua, lui mi dice waypoint mismatch, per cui questo non va bene, cancelliamo e andiamo direttamente in to, mettiamo quindi carpi, la mettiamo qua, vedete l'accetta direct, quindi via direct, non passiamo per UM 727. Faremo la stessa cosa per quest'altre. Voi ovviamente le provate, QQ705 Baeroc, in questo caso mettiamo Baeroc direttamente. Ok, poi QQ705 appunto lasciamo e mettiamo direttamente Tinku. E poi metteremo Xibil, quindi Tinku, perché sono presenti come vedete all'interno di X-Plane 11, Tinku e Xibil. Stop così perché dopo ci dà la star, l'IRF. Non è l'IRF, ovviamente l'IRF è l'aeroporto di Roma Fiumicino. La star l'andremo poi a vedere sulle charts nel momento in cui stiamo arrivando all'aeroporto di Roma Fiumicino, così che la torre di controllo ci dà la pista corretta dove scendere. Quindi non imposteremo adesso la pista di arrivo, ma la dovrete impostare nel corso del volo. Quindi, qui intanto facciamo execute, ok. Poi, finito questo, torniamo su flight plan, andiamo sull'ex, andiamo a vedere se ci sono delle interruzioni. Non ci sono, come vedete. Era abbastanza semplice come volo. Andiamo su climb, quindi transaction altitude. Andiamo su questa e mettiamo, vediamo lattice cosa ci dice. Clicchiamo qua, questa è lattice. 6.000, transaction level, 6.000 piedi. Quindi mettiamo 6.000 e lo andiamo a scrivere qua, cliccando. Poi andiamo su Cruise e dobbiamo mettere la Cruise Altitude, quindi l'altitudine di crociera, e mettiamo come abbiamo impostato all'inizio sul flight plan di X-Life qua, eccolo qua, 35.000 piedi, quindi 350, e cliccate qua. Semplice. Questo è un flight plan ordinario, molto molto semplice, che vi ho fatto vedere tramite X-Life.
L'ultima cosa che dobbiamo fare, ovviamente con XLife, è send plan to ATC. Ovviamente dobbiamo inviare al nostro ATC il piano di volo che lui ci ha dato. Quindi è stato submitted con successo, è stato inserito con successo. Come dicevo, questo è Lattice e questo è il nostro piano di volo. Intanto iniziamo a togliere qualche finestra, questa non ci interessa. Vi faccio vedere qui all'interno di questa mappa, zoomiamo un pochino. Ovviamente zoomiamo un pochino qua, ecco qua la curva che fa. Vado anche un po' a zoomare per farvi vedere. Vedete? Ecco qua la linea bianca che va verso appunto Roma Fiumicino. Questo è quanto, ragazzi, è l'FMC. Però, e quindi chiuderei anche il pannello. Però una cosa molto importante che vi vorrei far vedere in questo video è anche come impostare il pilota automatico, perché il pilota automatico seguirà le direttive che gli abbiamo dato noi, ovviamente. Alcuni di voi mi hanno detto che hanno avuto delle difficoltà, per cui prima cosa da fare, mentre state andando verso la pista di decollo, dovete fare questo, quindi azionate in questo modo il pilota automatico. Andate ad impostare leading. Noi imposteremo 351, già impostate che sarebbe leading della pista di decollo, ok? Era la 35R 351. La velocità 190 va bene. Altitude mettete questa, la transaction level, questa che ci dà Lattice 6000. E quindi iniziate a impostare. Quando siete in volo, cosa dovete, dove avete impostato queste cose? Salite in volo, salite di quota, arrivate a una certa quota, iniziate a fare CMD. Speed, quindi 190, vertical speed per raggiungere la quota che vi dirà, quindi up, down, up per salire, down ovviamente meno per scendere, e poi LNAV, LNAV fondamentale che vi porterà in automatico sulla direzione che avete dato sul flight plan, sull'FMC che avete impostato inizialmente come vi ho fatto vedere. Ragazzi, spero vi sia stato veramente utile questo video. Secondo me è molto interessante. Lasciate commenti, mi raccomando like e condivisioni così che il piccolo club del Lollo possa crescere, questo canale possa crescere insieme per continuare a vivere questa bellissima avventura insieme a voi, insieme a tutti quanti. Mi raccomando, continuate a vedere non solo i miei video su Xplain 11, ma anche gli altri video della Rolls Club. Mi raccomando, ragazzi, un abbraccione, buona estate. Siamo quasi a Ferragosto, quindi chi sta al mare, chi sta in montagna, ogni tanto desse una piccola occhiata all'Holos Club, perché ci sono sempre dei video nuovi come questo, con questo piccolo tutorial. Chi è rimasto ovviamente in città può immediatamente fare un volo con queste impostazioni. Alla prossima, ragazzi, un abbraccio e un saluto dall'Holos. Ciao ciao!